Buon pomeriggio e benvenuti al secondo appuntamento del format Make Art Not War del Festival di Emergency Le Persone. Questo è un appuntamento che come vedete parla di storytelling, il cui titolo è L'infografica va alla guerra con l'illustratore Michele Tranquillini e lo storico Paolo Colombo. Allora, buongiorno. buongiorno. Così proviamo anche il microfono in maniera definitiva. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Um, due parole velocissime: abbiamo un mucchio di cose da raccontare, quindi i tempi sono stretti per presentarci. Mi sembra doveroso. Uh, io mi chiamo Paolo Colombo, insegno storia, nella fattispecie storia delle istituzioni politiche e storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali a Milano, Università Cattolica. Uh, forse. Michele dice qualcosa su di sé e poi. Sì, io, io sono il, il compagno di banco, quello che ha studiato meno. Io faccio l'illustratore, eh, faccio film, video. Ho fatto beh, recentemente. recentemente. Quest'anno ho avuto l'onore di illustrare il calendario di emergency, quindi questo forse è il motivo anche perché sono qui. E, e in questo mio disegnare e fare c'è stato questo incontro con Paolo che lui racconta, fa degli storytelling meravigliosi con fotografie, eh, video e un giorno mi ha detto ma perché non posso prendere un tuo disegno? E io gli ho detto ma tu puoi avere me che ti faccio i disegni dal vero, immaginatevi. E sono nate queste cose. Oggi, oggi sarà una cosa un po' diversa perché, perché eh, al centro dell'attenzione sarà, sarà, sarà un disegno che ahimè non ho fatto io. Che mi sarebbe piaciuto fare e che penso che gran parte di chi si occupa di grafica e di information design avrebbe voluto fare. E con l'occasione parleremo di questo pezzo di storia visiva e, e lo commenteremo insieme sì, e vi racconteremo esperienze. Eh, forse di... possiamo dire giusto una parola, due parole in più su questa strana collaborazione, questa strana coppia, come si dice, nel senso che, appunto, come diceva Michele, io da un po' di anni provo. Uh, se ci riesco a raccontare le cose che so, comunque pezzi di storia al di fuori dell'università, questo vuol dire che lo faccio in pubblico, teatri, luoghi pubblici, festival di vario tipo e genere. E appunto, come accennava Michele, io uso un po' tutti i materiali che penso possano essere utili per immedesimarsi in una vicenda storica che racconto. È capitato di avere questa fortuna di uh, Michele Adisotto. Una Devo penna francese, qualcosa. intanto tanto io ho portato okay. per essere in Napoleonica, se Napoleon. si nota, è già una mazzetta francese. La metto. Eh, per cui raccontiamo pezzi di storia. Non sto ad annoiarvi su questa cosa. che è interessato, vado a vedere storie e narrazione in rete. C'è un sito web, una pagina Instagram, una pagina Facebook. E avrete tutto il quadro di quello che combiniamo assieme. In cui di fatto io racconto, interagisco con Michele, che avete visto, al di là delle battute, fa su stesso e abilita, abilissimo anche a parlare e raccontare e Michele fa questa cosa straordinaria che sa fare che vedrete perché credo vi concederà comunque un saggio della sua bravura che è di disegnare in maniera straordinariamente rapida ed efficiente e quindi questo gli consente di seguire un racconto non illustrandolo pedissequamente eh, come fosse un fumetto ma uh, disegnando tutto quello che il racconto gli ispira. Ho in disegnato sostanza, un piccione intanto. Il un... Un messaggio della mia bravura, l'associazione un piccione. Non un colombo. Che servirà? No, non volevo evitare. Un piccione... Voi già provate, cominciate a chiedervi questo, disegna un piccione cosa avrà in mente. Questa è la cosa curiosa di Michele. Parte da una cosa che tu non ti aspetti e viene fuori tutt'altro. Quindi ricordatevi che è partito da un piccione. Eh, la, volevamo sottolineare sostanzialmente in tutto questo l'incontro tra due cose che non sempre vanno di pari passo, eh, molto semplici e analogiche: che sono la parola e il disegno. Eh, il disegno è, 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 ha delle caratteristiche un po' tutte sue particolari. Qua di nuovo eh, costringerei Michele a smettere di disegnare per dire due parole. Il, il disegno di per sé lo state vedendo, non è vero. Gli storici dovrebbero raccontare la realtà oggettiva, almeno questa nella versione più accreditata. In realtà il disegno non è vero, Michele sta disegnando qualcosa di fantasioso, comunque non, non restituisce una realtà. La racconto io o la racconti tu? La racconto io. Il disegno è una menzogna, diciamo, tu sei un mentitore. Eh, il disegno è no? una, una menzogna, però succede una cosa curiosa, che nel mondo, cioè, la, una volta la, il disegno era vero, era la verità, cioè uno andava... In America, quando non c'era la fotografia, faceva un disegno e quella era la verità. E in tanti disegni, in tante diciamo, stampe, c'è una regia, c'è tutta una. Un, cioè, si faceva vedere, si stava attenti come si sta attenti adesso al telegiornale a mandare in onda qualcosa piuttosto che un altro. Poi è arrivata la fotografia, bam, fotografia è la verità. Oggi sappiamo benissimo, chiunque ha in mano un telefonino, che la fotografia non è la verità perché la puoi deformare, la puoi cambiare i colori. Il disegno è tornato a essere essenziale e reale perché è dichiaratamente un'interpretazione, ma è quello che voglio farti capire. E se parte da un onestà, cioè se io devo dire dov'è il bagno, eh, faccio due segni e dico guarda il bagno entri qua, sono due segni. E diciamo, questo comunque non è verità, però mi aiuta a dire esattamente la verità. Quindi il disegno proprio per la sua capacità di cogliere Uh, L'essenziale, non attaccarci più di tanto, è tornato a essere uno strumento credibile. Sì, la domanda di oggi che volevamo porre è che cosa aiuta veramente la comprensione di un evento. E quello che noi proveremo a fare qui oggi con voi, con la vostra collaborazione, è mostrar, farvi vedere come un'illustrazione grafica, nella fattispecie, eh, possa restituirci, secondo noi, un po' il massimo di onestà, di oggettività, di affidabilità, di essenzialità. Eh, nella fattispecie un fatto storico, visto che quello è il mio mestiere, e anche per stare in tema con il nostro, la nostra ragione di tutti di essere qua, un caso storico specifico che è una guerra. Eh, in particolare siamo qua per parlare di Napoleone e quindi ovviamente delle guerre napoleoniche, e parleremo di un episodio in particolare. Eh, penso che tutti noi ci rendiamo conto, capiamo facilmente, c'è un enorme vissuto immaginario sono tutto da un piccione. Mi spiace, non so se... No, io, ti io sto, intanto che lui faccio il pistolotto storico. Va bene, okay. Io faccio un monumento grandioso a Napoleone, ah. a Napoleone. Mettendoci dentro tutta la cacciara che quello, mi è in mente. Quello che probabilmente è scattato nella vostra mente quando io ho detto c'è un immaginario, un vissuto eh, intorno a Napoleone, perché a tutti noi sarà venuto in mente qualcosa su Napoleone. Ci sono delle biografie, eh, c'è persino una specie di autobiografia, quadri, romanzi, poesie, celebrazioni di ogni tipo e genere, monumenti, appunti, appunto, convegni, conferenze, festival, film, documentari, memorabilia, io ho in mente un bellissimo libro di solo un paio d'anni fa che racconta di tutti gli oggetti che crescono già in epoca napoleonica su Napoleone. Figuratevi al momento della morte, c'è cioè una caccia che... a tutti gli oggetti legati a Napoleone. Okay. Questo è un oggetto dell'attuale pazzia su Napoleone. Vabbè. Si capisce che cos'è. Eh, okay. Sono dei calzini di Napoleone. Calzini di Napoleone. Chi non li ha su? Ovviamente eh, tutti sì. li abbiamo, no? Certo. Esatto. Um, io mi sono chiesto quanti libri di storia ci fossero su Napoleone. Ve lo dico prima per semplificare il discorso e guadagnare tempo. Non è dato saperlo. Uh, in rete troverete qualcuno che ipotizza 70.000, che, insomma, tanta roba. Uh, in Università Cattolica, che comunque è un'università per, per quanto dotata di libri, piccola, io ho provato a digitare i ri, motori di ricerca e le ricorrenze per buona parte sono 293 e se invece digitate Napoleone sono 1303. Succo del discorso, tantissimi. Eh? Okay. Uh, tutti noi, se, qua forse c'è qualche non italiano, ma gli italiani mi capiscono a maggior ragione di più. Tutti noi abbiamo in mente che. Tutto questo porta a una domanda che è fu vera gloria. No? E ai posteri si dice l'ardua sentenza. Ma c'è questa sentenza? Questo è un po' quello che noi ci siamo chiesti partendo. Proprio sul c'è questa sentenza, eh, io volevo raccontarvi un micro episodio personale che ci aiuta a introdurci a quello di cui vorremmo parlare. Qualche anno fa fu invitato a prendere parte a un processo. Un processo a un personaggio storico, sapete a cosa mi riferisco, se siete qua forse avete già sperimentato, cioè non è un processo vero, si sceglie un personaggio storico, si sceglie una vicenda, un aspetto particolare, si invitano esperti o spesso meno esperti a parlarne eh, immaginando un processo, c'è un giudice per parte, c'è un'accusa, c'è una difesa dei testimoni e alla fine si fa votare il pubblico. Io ero invitato a accusare Napoleone in questo grande teatro milanese, mille persone. Eh, immaginatevi la scena, eh, ci davano la toga, queste robe, il giudice con l'ermellino, questa facendo qua. Io avevo un testimone che era una, un esponente del FAI, perché, perché l'accusa era Napoleone in quanto ladro, sottrattore di beni culturali, di beni artistici, tutto quello che lui ha portato via dai posti che diciamo ha conquistato e ha portato in Francia. Non è l'unico, ma insomma quella lì era l'accusa. Allora, farò molto velocemente. Io mi sono preparato da bravo storico anche un po' pistola come dicono a Milano, ma insomma non so se si capisce, tutta una documentazione, ho preparato tutta una ringa serissima documentata con dei video, delle immagini, sostanzialmente d'accordo con il testimone in modo che avrebbe sostenuto questa cosa, eh, sostanzialmente configurando un'accusa a Napoleone Bonaparte di deportazione culturale. Se non addirittura facendo un parallelo con vicende molto più tragiche che penso non facciate fatica a immaginare, di genocidio culturale, cioè qualcuno che va con la prevaricazione da una forza enormemente maggiore di quella che sta schiacciando, deporta eh, la realtà di un luogo altrove. In quel caso, beni culturali, ricchezze artistiche, eccetera, facendo anche vedere il caso italiano, con tutta una serie di esempi, le marche saccheggiate, le chiese, eh, i musei e tutto. Vi confesso non avevo il minimo dubbio che avrei vinto, a mani basse, perché era talmente evidente che avevo ragione, che, che, che era colpevole costui, era evidente. Eh, non scendo in dettagli, diciamo, un po' scabrosi. Dall'altra parte a difendere Napoleone c'era una nota avvocatessa matrimonialista, di cui non farò il nome forse qualcuno di voi arriva a immaginarlo, eh, sopportata come testimoni da due giornalisti di cui non farò il nome, molto noti, abbastanza disinvolti nei modi, diciamo così, e nel linguaggio. Devo dire una cosa, l'ho difesa, scusate, la sto mettendo un po' lunga, ma avevano capito tutto. Era un posto dove fare spettacolo, non dove andare a portare dei valori o delle idee. Però, vi risparmio come fu condotta questa ringa, il succo del discorso era ma vorremmo mica condannare un così grand'uomo, un così grande statista per delle piccolezze di questo tipo? Faccio un parallelo che però non è inopportuno perché questo un po' si verifica, era un po' di anni fa ed eravamo in pieno processo rubi contro l'onorevole Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio. Vorremmo mica condannare uno statista di questo livello per delle sciocchezze come avere rapporti con una minorenne. Ho perso. <ride> a mia difesa posso dire di poco, di una manciata di voti, ma ho perso. E lì mi si è rivelato un mondo. Da un lato non avevo capito una cippa, come si dice a noi. Cioè, evidente, non era quello il modo. Valeva di più una performance istrionica che non i dati, il filmato, la cosa. E dall'altro, ecco che arriviamo al punto: ehm, ho capito che ogni giudizio, allora ogni sentenza è un giudizio, e ogni giudizio è figlio del periodo in cui sta, da cui viene fuori. In quel momento lì quella cosa funzionava in quel modo, risuonava. Nella testa di chi ascoltava quell'idea. Quindi ogni giudizio, ogni sentenza è figlia eh, del, suo, del suo tempo ed è inevitabilmente partigiana, faziosa, contestuale. Per dire cosa? Di questo parleremo oggi, dalla campagna di Russia, di Napoleone, tutti ne abbiamo sentito in qualche modo qualcosa e forse avremo nella testa un'idea. Ci saranno venute delle immagini. E Io questa... nel frattempo ci pesto giù con l'oro perché... Celebriamo. Fattivo. Tra l'altro, io come al solito sto parlando, non ti filo neanche di stretto e io ti sto filando di... tanto però bene. Okay. Eravamo d'accordo, ovviamente, che ci interrompavamo, ma vabbè, sì. Va bene. Okay. Comunque, tanto state capendo come disegna questo personaggio, cioè, questo è solo un assaggio. La campagna di Russia può essere vista come una disfatta, come un punto di svolta nella storia generale, come un'epopea, come un fatto eroico, come una sequenza di atti di eroismo, come degli errori, un errore di Napoleone forse qualcuno di voi la pensa così. Oppure anche, ve lo anticipo, se mi ricorderò di farlo notare a Michele al momento giusto, come una tragedia che dipende da minuscoli dettagli. E questo vale per qualunque guerra. Eh? Eh, quello che noi vogliamo fare oggi è provare a mostrarvi un modo diverso dal solito, a proprio modo comunque eccezionale e straordinario, di rappresentare una guerra, un pezzo di una guerra, la campagna. Di Russia, di Napoleone, cercando di ridurre al minimo i problemi che in questa breve introduzione di pochi minuti ho cercato di farvi vedere, di ridurre al minimo questo elemento valutativo, giudicante nel pensare un evento storico. Per il mio mestiere, una roba mica da niente, eh? cioè cercare di capire come si può fare. E il disegno, sorprendentemente, forse ve l'ha anticipato Michele prima, non è un disegno di Michele Tranquillini. Ma è un disegno di un altro grande a suo modo che adesso Michele mi mostra. Sì, infatti adesso usciamo da questo diciamo, gioco, questo Se scherzo e entriamo in una strana, roba... Però. Allora, quello che vi faccio vedere è qualcosa che è stato definito come una delle migliori visualizzazioni, stiamo parlando di un ambiente magari, la infografica che vediamo sui giornali che oggi è pane quotidiano, di fatto ha origini lontanissime. Si arriva a 40.000 anni fa, le però la reale infografica si è sviluppata nel XIX secolo, in particolare nella seconda metà dove c'è stato uno scatenamento dovuto a interessi per questioni geografiche scoperte, la tecnica è migliorata, nel senso che c'è stata la litografia, la possibilità di stampare a colori e questo interesse è esploso, quindi veniva mappato tutto, veniva mappate Playmobil. Ho ah, anche celebrato, sembra, bravo, tu colora intanto. Sembra un omino, un giocattolino. e quindi veniva mappato tutto, dalle zanzare a, alle merci. Eh, questo eh, grafico è, è stato appunto mh, da molti ritenuto uno dei migliori, per quanto valgano questi giudizi. Qualcuno ha detto che per la sua brutale eloquenza... Sfidava le penne degli storici, cioè tutte le storie, i bla bla intorno a questo evento bellico venivano sfidati da questo grafico. Che ora vi vado a vedere, siete pronti? Siete pronti a una delle cose più belle del mondo? Non siete pronti? Dire forse non se l'aspettavano ah, così. Molti diranno: Cos'è ah, Cos Non ronda? se l'aspettavano così. Già questo sorprende. sorprende la sua. Beh, ok, cosa sono due righette. Tutta la campagna di Russia sta qua dentro? No, evidentemente. Però probabilmente in un racconto il valore è ciò che non c'è tante volte, ciò che si riesce a togliere. Come Comunque, vedremo mancano tante cose. Andiamo per ordine. Ma abbia, scusate, uh, intervengo. Stiamo parlando di essenzialità, essenzialità, di scabrosità, del minimo essenziale per poter ragionare su un evento. Che ci interessa. Quindi adesso noi abbiamo visto il quadro d'insieme. Vi, vi, Vado a ingrandire un po' più, se no vi cavate gli occhi e quindi cominciamo a vedere cosa c'è qui. Qui abbiamo alcune informazioni. Una è che, questa cosa, cos'è? Una carta figurativa. E di cos'è che si interessa questa carta figurativa? Perché avere chiari gli obiettivi rende chiaro poi il risultato. Si interessa delle perdite in termini di uomini dell'armata francese nella campagna di Russia del 1912-13, loro dicono. Vabbè. Poi, altra informazione, perché è essenziale, chi l'ha fatta questa mappa, soprattutto chi l'ha commissionata, perché un altro valore è dichiarare chi la fa, chi paga, chi sponsorizza, quali sono i motivi per farlo. Questo signore si chiama Charles Joseph Minard, ispettore generale di ponti e strade, in ritiro ovviamente lui dice. Lui è un ingegnere. Quando fa questa, eh, lui è un ingegnere che, peraltro, vabbè, nota biografica velocissima: un bambino che ha, lui a 6 anni chiede al papà, che, è medico, che ha un amico medico, di mandarlo dal suo amico perché vorrebbe delle lezioni di anatomia, che sembrerebbe un po' sì, io mi curioso per un bambino un di sei anni, figlio, un mostro. Vabbè. A 13-14 anni, anni discute di filosofia con i suoi amici. 15 anni entra al Politecnico. Poi fa una carriera straordinaria nel campo dei lavori pubblici. Lui costruisce ponti, ehm, decide dove fare le, le ferrovie, va a spese sue in Inghilterra perché vuole studiare com'è il sistema. Eh, nella sua nota biografica è probabilmente interessante notare che lui non solo costruisce, ma ricostruisce perché in quel periodo di guerre ce ne sono e quindi vede la cioè tocca con mano ciò che una guerra lascia. Eh, quando, va quando si ritira nel pieno della carriera, lui va avanti con a disegnare questi grafici che gli erano stati molto utili nel suo lavoro, perché de doveva decidere dove andavano i flussi, intuire quali sarebbero state le zone dove era più opportuno costruire ponti e strade. E quindi si dedica, ne farà, più di, ne farà una sessantina di queste tavole, sugli più svariati temi. Va notato che questa carta... La fa a 88 anni ed è l'ultima che farà ed è quella che lo rende famoso ovviamente e ci dà la speranza che tutti noi all'ultimo possiamo fare qualcosa di, di buono, non lo so, non Dopo credo. non gli 88 non, credo. Spero. Insomma, non così presto. Eh, quello che posso dirvi personalmente, poi non so se lo condividerete anche voi alla fine di questa scoperta, che tutte le volte che io vedo questa mappa e che la racconto mi vengono i brividi. E penso, cavolo, io sta roba la dovrei sapere perché l'ho studiata in storia, eppure l'ho dimenticato, ho dimenticato i numeri, vanno via, i morti, cos'è successo. Da quando ho visto questa, mi si sono impiantate nella mente e nel cuore, evidentemente, perché qua ci sono, eh, quello che succede qua, che sono numeri, ma sono numeri che parlano ai sentimenti, che, che è ben diverso. E che, vedono, e che si vedono, chiaramente. Quindi adesso... Un'altra cosa che lui mette, quindi abbiamo capito chi l'ha fatta, quando novembre del, del 1869, quindi 50 anni dopo, ciò che è successo, dopo i fatti, lui scrive, poi mette altri elementi di chiarezza, chi gli ha dato le informazioni, ed erano alcuni che hanno partecipato alla campagna. Dopodiché mette le, le unità di misura, perché comunque qualsiasi spiegazione se non è comparabile non ce ne facciamo niente. Ci sono tre unità di misura, una sono le, le, vabbè, le distanze, le temperature e poi un'altra unità di misura che lui inventa è questa, cioè un millimetro sono 10.000 uomini, tenete a mente. Qui sono questo qua sulla mia mappa sono 42 millimetri. Quindi 420.000 uomini, in realtà 422.000, che entrano al Yemen per andare a Mosca. Perché? Ce lo vuoi dire? Perché vanno a Mosca? No, non te Olympiari. lo dico ora ci mettiamo troppo. No, vabbè, no, nel senso, partono verso est, l'idea è di ingaggiare una guerra con la Russia, non è chiaro ancora oggi esattamente quale fosse l'obiettivo di Napoleone dal... Ottenere lo scontro in campo aperto più di uno scontro velocemente, vincere, ottenere dei vantaggi diplomatici, una sorta di resa momentanea della Russia e fermarsi lì, fino a annichilire lo Zar e la Russia come avversario orientale. Fino invece, secondo alcuni, a realizzare quello che effettivamente realizza, ma senza il risultato che desiderava, cioè di raggiungere Mosca e occupare la capitale. Eh, passa il confine eh, da, da ovest a est. Con, Praticamente un esercito di, si dice 700.000 uomini, dipende da come li conti, il gruppo, l'armata vera e propria che dovrebbe compiere l'impresa, si calcola oggi di 450.000 uomini, quindi risponde ai millimetri che ecco, vi ha raccontato. Michele. Qui, 40, quindi quella misura millimetri. è la misura Cosa si degli vede e che già voi lo vedete nella campagna. Che questa righetta si sottiglia, o i boh, e ogni volta che si sottiglia sono 20.000 uomini. Perché muoiono? Lui non te lo dice. Non è Lui vuole parlare delle perdite degli uomini, non perché, non per come, non per, non per la causa, non perché era glorioso. No. Eh, cosa succede qua? Una, due, queste sono le truppe ausiliarie che avrebbero dovuto seguire i fianchi delle. quindi una parte di soldati seguiti un dì percorso dì. diverso. E si va avanti, ahimè, e qua continua, qui lui segna, per esempio, come informazioni, ma sempre molto scarne, i numeri e alcuni luoghi essenziali della marcia. Non segna neanche eh, le battaglie, non gli interessano il motivo, però questa linea diventa sempre più sottile. Qui Vi farei notare una cosa, Michele, se posso, sì. ne abbiamo discusso a lungo, eh, anche da storico. Questa mappa è già sorprendente e agghiacciante perché realizza una cosa, chissà se riesco a muoverla anch'io, sì, che nell'immaginario collettivo, se voi siete preparati su Napoleone faccio una figuraccia, ma io ho in mente quello che Michele ci racconterà fra cinque minuti nella seconda parte ed è il gelo, l'assideramento lo sfinimento, i cosacchi che attaccano, eh, le forze che vengono meno, il ghiaccio, la gente che muore nei fiumi di ghiaccio. Non abbiamo in mente quelle robe lì, quadri. Ritorniamo a quello di primi: i racconti, i quadri, i sceneggiati, i film. Poi tu parti da qua. Siamo in giugno. È giugno. Avete una vaga idea di come si sta in Russia a giugno? Questo è uno dei punti. E poi io sono allibito Seguo tutto e questa cosa si sta stringendo ed è giugno. Non fa freddo, non c'è il ghiaccio, non ci sono i fiumi gelati, non c'è niente. Guardate cosa è diventato. Quando arriva a Mosca, quanti centimetri 100 sono? 100.000 uomini, un centimetro. Cioè, la sapevate tutti, questa cosa. Era chiara a tutti, alcuni sì, sicuramente. Io non l'avevo mica messa a fuoco. Partono in 450.000, arrivano in Russia in 100.000 e fa caldo. Già questo... Se pensate, è vero Michele dice una cosa fondamentale: mancano una montagna di dati, ma questo già mi rovescia come un cazzo. Però la mancanza di dati fa venire le domande. E certo. Perché dice, ma Poi, fatto? se volete le risposte: un caldo terrificante, difficoltà di approvvigionamento enormi, malattie, vita malsana, qualche battaglia, qualche contrattacco, qualche resistenza, strade inesistenti, tattica, questo lo sappiamo tutti, della terra bruciata. I russi si ritirano, non è così semplice, ma facciamola semplice e non lasciano nulla. E questi hanno razioni per quattro giorni quando partono, ci mettono quattro mesi ad arrivare in Russia a piedi. E questa cosa è terrificante: cioè 300.000 uomini e passa già, non ci sono più prima ancora che inizi quell'epopea che noi abbiamo in mente. Scusami chi sono. E siamo parte? a Mosca. Ok, quindi arriva ottobre a Mosca che non è ancora inverno. E la grande armata, praticamente la grande armée, già praticamente non c'è più. E non ha combattuto con nessuno? Eh? Ci no, sono alcune battaglie. ma <ride> Non ci sono le grandi battaglie che fanno, le grandi stragi di questa vicenda. Vai. Siamo a Mosca. Di nuovo, cosa fanno a Mosca? La prendono, non la prendono? La saccheggiano? Sì, no. Ok, quello lo lasciamo non agli sforzi, al bla bla. bla. Quello che interessa a Mignard è Scusate, è chiaro a tutti, arriva a Mosca, Mosca è vuota, mm -hmm. i russi se ne sono andati, si installa, pensa di poter stare lì per un po', alcuni pensano che potrebbero acquartirarsi lì per l'inverno. Ma decidono di rientrare. Ora, quello che succede, è ecco che abbiamo una seconda linea, questa seconda linea va vista in questo senso perché è il rientro. E fa abbastanza impressione. Innanzitutto aveva anche le scelte cromatiche, lui aveva a disposizione ormai una tavolazza estesa di colori ne sceglie due punto per esempio usa questo colore che è trasparente che è molto è una finezza grafica stiamo parlando di 150 anni fa no sì no sì quanti non ho fatto tanti tanti anni fa cosa che adesso eh, e qui dopo magari torneremo sui dettagli però di nuovo vediamo cosa succede qua succede una cosa anche un, chiamiamola nel de lui decide, Miniar, di inserire un, un altro elemento di eh, grafico, di dati, di raccolta. che tutti conoscete. E sono le temperature. Quindi, nella, nella ritirata, qua comincia il freddo. Noi vediamo questa linea è lo zero. Notate che, e poi sono le temperature. Niente succederà sopra lo zero se questo può confortare. Quindi, questi signori stanno sotto zero sempre. Ma ancora peggio. Da alcuni giorni, no? E questo dà un senso proprio di. Non è un. cioè, sembra di. Mamma mia! Allora, qui siamo, 18 ottobre, zero gradi. Piove. 20, il 24. Il 20, piove il 24. Il 9 novembre, meno 9. Va detto che i gradi sono in questa scala che si chiamano. Re. Che non lo so se Va bene. Vabbè. Non c'è nessun francese. Sta di fatto che la, è, in centigradi è di più, è un 25% in più. Quindi questi nodi sono un po' di più, ma a questo punto non ce ne facciamo un problema. Poi il 21 meno 21 che diventano meno 26 dei nostri avanti, avanti, qua, qua abbiamo un meno 30 che diventa un meno 37, meno 24, meno 20, meno 11. C'è anche da dire che quando c'è stato il meno 37. Le cronache dicevano che c'era molto vento, quindi il Chiunque vento è un aumentatore. Di cosa vuol dire. Chiunque è tornato a casa col Garelli la sera sa cosa vuol dire. Garelli di... alcuni non capiscono. Il Garelli, so. vabbè, eh, no, vedi che quelli che ridono sono in target. Faccio, faccio notare una cosa: eh, sì. parla questa mappa, eh, parla bene, perché il primo pezzo che vedete punta. Sotto, mi sta dicendo all'inizio si pensa di fare un altro percorso, questa è realtà storica. Napoleone pensa di fare un altro percorso rispetto a quello che ha fatto all'andata. Risparmiamoci come fa minare i dettagli perché lo faccia. Dopo un po' riconverte la rotta e di fatto segue la stessa traccia. Le due linee, correggimi se sbaglio, non sono sovrapposte per ragioni di facilità di, di lettura. Sì. Ma Napoleone con i suoi, che si assottigliano sempre di più, eh, rifà la stessa strada. Questo vuol dire che ritrova quello che ha lasciato alle spalle. Ci sono le testimonianze dei protagonisti che ripassano sui campi di battaglia, ad esempio, o dove hanno abbandonato tutti questi 350.000 che sono morti. Quindi trovano i cadaveri, i resti della battaglia, i cavalli morti, tutta questa roba qua, lasciata lì a decomporsi da mesi. Immaginatevi anche il contesto emotivo di questa faccenda. Perché forse non l'abbiamo detto, ma appunto uno non. Ci sono gli uomini, ma anche dal punto di vista logistico sembra che ci sia stata una moria di cavalli spaventosa all'inizio, con i primi caldi, questi andavano giù nel fango, poi scivola. Quindi questi si sono trovati senza cavalli e anche qui abbiamo un immaginario di queste battaglie con tutti i cavalieri. Ci Potremmo raccontarla cose? ad ambientalisti e dire ma quanti animali sono stati maltrattati in questo film? No? Non si Quanto? può dire che non siano stati... Mm. E eh, vogliono a migliaia ogni giorno, dicono i testimoni. A migliaia di cavalli ogni giorno. E quindi seguiamo questa, questa linea che però non ci può non connettere con le persone. È una righetta, e ogni volta c'è uno sca, ogni tanto, questo scalino. arriviamo si distingue, eh, tanto... riuscita a vedere, è riuscito a seguire. Ecco, arriviamo qui, a botter Cosa succede? Che l'esercito ausiliario si ricongiunge con quelli che stanno rientrando. Ma qui succede... La una... riga si allarga un po'. Qui arriviamo ad un punto, ehm, e lo segno qua bello in rosso, perché è abbastanza fondamentale, perché forse è un episodio di quelli che appunto la storia un po' si mangia, per il più delle persone, sicuramente per me, ma vediamo che questa linea che è grossi di 5 mm, 500.000 persone, attraversa questa altra righettina, che si chiama Beresina, che è un fiume neanche tanto grande, e poi sono 28.000. Quindi vuol dire che in questo episodio 22.000 persone, donne, bambini... Perché, anche perché qui, ci sono dietro anche una caterva di Non solo soldati. Seguono. Non ci sono più. Perché, questo è, perché no? Questo via. è il momento di chiedere a Michele che ci racconti una cosa ah. per cui non esattamente in questo, solo in questo momento, ma ci sono storici che hanno provato anche a sostenere che tutta questa vicenda nella seconda parte che stiamo raccontando, quella che tutti abbiamo in mente del freddo, del gelo e dell'inverno russo, dipenda da un minuscolo dettaglio che nessuno ha raccontato e che invece avrebbe fatto la differenza. E allora, partito. il minuscolo dettaglio risulta, forse una leggenda, non è storicamente provato, ma esiste anche un libro di due chimici che hanno rivisto la storia alla luce di 17 molecole, che probabilmente hanno cambiato il corso della storia. Eh, in questo libro, che si chiama I bottoni di Napoleone ed è molto bello da leggere, loro dicono che una delle cause delle mille sfortune che queste persone hanno avuto è stata che le divise napoleoniche avevano dei bottoni che erano di stagno. Lo stagno non tiene la coesione, cioè si disfa. Quando va a una temperatura troppo bassa. Si polverizza. Che era quella. Quindi i bottoni si sono polverizzati. Ci sono queste immagini, infatti, di queste, queste casaccone di, di persone che cercano di legarsi le robe intorno coperte. Però pensare di avere una divisa, dover attraversare i fiumi, essere a meno 30 gradi e non avere i bottoni. Secondo questa versione questa... La, la non tenuta eh... dei vestiti avrebbe avuto un ruolo. Quindi, Questo per dire che siamo a meno 30 e secondo questa versione i vestiti non sono neanche più chiusi, non si riesce a tenerli. Non a caso, diceva Michele, c'è tutta una, una iconografia che rappresenta i soldati vestiti <ride> con tutto quello che trovano, spesso con parti del bottino che hanno portato da Mosca, per cui pellicce da donna, eh, scialli, sciarpe, qualunque cosa a mettersi addosso per pietrarsi. Sì, si insieme. diceva che all'inizio pie... alcuni erano carichi di, di ori, di roba che avevano trovato, che dopo hanno cominciato... Chi all'inizio buttava via cibo per caricarsi? Cose da portare dietro, altri che hanno abbandonato. Doveva... Però ecco, questa Beresina, e poi andando un po' a studiare ci sono libri, ci sono cose, sono successe. Ho questa. Um, ovviamente in tutto bisogna considerare che, che ovviamente c'è molto di più di questo. Però Minard decide di, uh, di mettere alcuni dati, perché se ne metti troppi. Uh, diventano una valanga che ti cadono addosso e rischi di perderli tutti. E questa è una lezione che lui ha dato tanti anni fa e che ha accorto la coglie. Faccio un bel, piccolo esempio. Uh, queste sono altre mappature, sempre dello stesso evento. Uh, non dico che non si capisce una mazza, ma bisogna avere un po' di voglia di farlo. Questa è un'altra mappatura che ci dice i movimenti delle truppe che sono stati molto complicati. Questo addirittura, che è anche interessante, vedete che c'è la sovrapposizione della ma mappa di Minard con quelle che si ritengono de dei movimenti delle truppe più vicini alla realtà. Io non le ho mai capite. Però questa roba qui è un ginepraio. Mappe delle che... battaglie dove fanno vedere no? la manovra tenaglia e la ottava armata sale di qua e quella... la freccia rossa è quella che dice... Sì, viene da dire che è veramente un ginepraio da esperti, da chi è veramente molto motivato, ma qui l'obiettivo non era coinvolgere le persone molto motivate, l'obiettivo era che in un colpo d'occhio qualcuno si portasse via questa roba, questa linea che diventa fine, poi torna e diventa ancora più fine. Quindi in più questi eventi, questi eventi eh, nella forse Beresina hai, hai un ho un'immagine un dell della Beresina. Dice a qualcuno? forse qualcuno se la ricorda. Eccola lì. Questa, questa è un'immagine si vede? Vedete? Oh. Ah, io più di tanto non posso fare. Oh. Due ponti su un fiume: Due ponti su un fiume, Non ghiacciato, aspetta, aspetta gelato che che non come temperatura, ma non ghiacciato, perché sfortuna napoleonica vuole che non fa freddo abbastanza perché le acque siano gelate. Racconto questo dettaglio, mi resta dato in mente. 400 genieri del corpo speciale dei genieri francesi muoiono assiderati nel costruire i ponti, cioè lavorano nell'acqua gelata per costruire questi ponti per lasciar passare gli altri. 400 solo muoiono solo a costruire i ponti e devono passarci tutti. Da questo disegno, appunto, si vede una massa informe, due piccoli ponti, gente che si butta in acqua, cavalli non se ne vedono, quindi è realistico, gente che avranno trascinato sti carri nella disperazione, quindi questa è un'immagine di quello che poteva essere. Nel frattempo, Cal calcolate che mentre, i mentre, questa, attaccavano. Scusa, que mentre questa massa enorme di disperati si avvicina alla Beresina, si è calcolato che la colonna si allunga 65 km, questo vi dà l'idea di quanto poi si sono scollati progressivamente, quindi i primi arrivano a Beresina e gli altri sono 60 km indietro, e una massa pure. enorme. Alla fine, tra l'altro, informazione tragica: alla fine circa 12.000 saranno tagliati fuori, nel senso che a un certo punto i capi dell'esercito decideranno che bisogna isolare i russi alle spalle per riuscire a garantirsi l'avanzata di fuga. E Distruggeranno i ponti lasciando al di là 12.000 dei loro che non sono ancora riusciti a passare, che eh, quindi faranno una bruttissima Noi situazione. procediamo, lasciamo. Si capisce quindi cosa è successo? Si intasano, non riescono a passare, si ammazzano tra loro per riuscire a passare. C'è gente che, racconta a raccontarmi, che le sguaina le sciabole, ammazza gli altri pur di farsi strada. Chi si butta in acqua, congela, non riesce a attraversare, congela subito dopo. Scene impressionanti. E comunque di nuovo Minar è molto chiaro. La riga è larga così, poi la è larga così. C'è qualcuno che ha parlato di che, che questa, uh, questa bla bla bla. Bravo, no, no, dai. no, che questa rappresentazione non ha nebbia verbale. La nebbia verbale è quella che stiamo facendo noi, perché stiamo bla 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 chiacchierandoci sopra. Quindi questa, questa cartina è fatta per essere vista così, non ha neanche la, la leggenda. La leggenda è una complicazione alla comprensione, quindi è tutto portato a cosa aiuta la comprensione? Niente leggenda, perché sennò uno si distrae, M niente chiacchiere, le faranno dopo con l'ombra di Mentre pensi come arrivare qua, io aggiungo, e tutti a agganci a dire quello che vuoi, che se notate, come dicevamo all'inizio, manca un mucchio di roba, manca Napoleone, non c'è. Ma Siamo Napoleone di monumento, è in questa mappa Napoleone non c'è cioè neanche. Sapete chi è davanti. In questa riga è sempre davanti, perché ovviamente eh, deve comandare, soprattutto nella fuga, diciamo, nella ritirata, è sempre nella parte iniziale, nell'avanguardia. Nelle immagini. Bisogna salvare Napoleone. Manca Napoleone, mancano le battaglie in linea di massi. No, non c'è, ma c'è. E in più qua si parla di eh, uomini dell'armata francese. E in quel periodo lì comunque Napoleone era ancora abbastanza... Cioè, non so, noi non sappiamo esattamente Mignard cosa ne pensasse o se volesse fare un, un atto di protesta verso Napoleone. Sicuramente voleva seguire la sua regola, che era cosa aiuta la comprensione. E penso che è una cosa che uno che fa grafici deve domandarselo tutti i giorni, tutte le mattine, mentre si lava i denti, fa tutte queste cose. Ma arriviamo verso la fine, usciamo da questa Russia. Lasciamo la berezina. E qui continuano a calare queste persone. Quando sono 4.000, 6.000 arrivano da quest'altra... Quest erano, erano andati in 22.000 comunque, tornano in 6.000. E qua, cosa succede? Questo è un altro punto chiave di questa mappa perché, perché è ciò che la comparazione ha di, di fortissimo e di tremendo. Cioè questi numeri detti... Qui abbiamo un millimetro, 10.000 uomini, un millimetro, quindi vuol dire che 422.000 sono entrati, 10.000 sono usciti, uno su 42. Si potrebbe dirla questa parola, ogni, si potrebbe dire una percentuale, però questi due segni, queste due lineette, hanno un contenuto di comunicazione, a parer mio ma a parere di tutti, fortissimo. 1 su 42, Michele oggi mi induceva a verificare, la popolazione di tutto l'impero napoleonico si calcola forse di 44 milioni. Cioè fate anche il rapporto, praticamente qui, in ogni riducetelo i francesi, che erano la sua grande maggioranza, praticamente ogni famiglia in qualche modo è dentro a questa faccenda. Questa è anche una logica in questo luogo e con chi organizza è importante da sottolineare. Cioè le vittime non sono mai solo le vittime. Pensate a tutto quello che c'è attorno. No, tutte le famiglie francesi di Riffo o di Raffa in qualche maniera devono essere state dentro, amici, parenti di parenti, amici di amici, ma insomma qualcuno era lì. Un'altra cosa curiosa, questo effettivamente è un colpo di, non so, di genio o di strano, nel senso che lui che è asciuttissimo, qui mette una nota e dice i cosacchi passano al galoppo il nimen gelato. Io ci leggo... Cioè io ci leggo questi quei comunque fino all'ultimo sono stati sulle calcagna di questi poveracci. E forse li hanno anche umiliati, gli sono anche andati davanti, gli hanno fatto. Però quale doveva essere lo stato d'animo? E... È l'unica volta che lo scrive. Sì, alla fine è cosa che scrive, una cosa che secondo me anche. È... sta dicendo ci sono ancora i cosacchi e, e, sì, e ancora sono belli pimpanti. Sono gli unici che cavalli. vanno a cavallo, sono gli unici che sanno andare a cavallo in quelle condizioni. i Cavalli che non si spaccano, le zampe, non scivolano, non cadono, non muoiono a siderarci. Quindi queste queste lineette, adesso ve la ripropongo, se la trovo. Intera non la trovo più. Dove, Tanto chiediamoci Dove, dov se forse non sia che quando non ci sono i commenti, quando non ci sono i dettagli, le informazioni passano più chiaramente. Era un po' questa la domanda che volevamo fare. E poi anche, eh, secondo me, la, la, la va. Allora bisogna sempre ricordarsi: una: cioè, eh, due cose, una che eh, c'è sempre di più, quindi questa non, questa non è il racconto. Ma io credo che qualsiasi buona cosa. Uh, io per esempio disegno da una vita, faccio un pistolotto mio. Uh, disegno da una vita e ho so questo tema: uh, bel disegno, eh, brutto, bello, brutto. E questo credo che attraversa chiunque faccia. È uh, venuto male, venuto bene. Insomma, ormai che sono vecio e rimbambito, ho capito, mi sono dato una regola: cos'è un bel disegno? E io sono detto: un bel disegno per me d'ora in poi, ormai da anni, è quando è generativo. Se, se quella cosa che faccio genera nell'altro la curiosità di andare a vedere altro, è bello. Se una conversazione genera quella voglia, è bello. Se un grafico genera quella voglia, è bello. Se una trasmissione di cucina genera, è bella. Poi l'altra altra roba è pura estetica. Troppo spesso le grafiche ri, vanno a fare dei giochi grafici che invece non aiutano la comprensione. Un'altra roba interessante è cosa Posso, manca. Mickey. Prego, professore. L'assist è buono perché mi azzarderei a dire molto velocemente il tema enorme. C'è una simmetria che scopriamo continuamente in Michele nei nostri lavori, e forse con i lavori anche di tutti voi, ognuno la interpreta come vuole, ma eh, mi dicono sempre: cioè, ma come si fa a insegnare la storia oggi? E se un racconto di storia genera curiosità, c'è cioè la voglia anche di googolare. Con i miei studenti c'è una polemica aperta su questo, no? anche se uno ok, mi metto lì e vado a vedere chi cavolo era il maresciallo Nei. Mi distraggo dalla lezione, vabbè, ma intanto scopro chi era. Allora, se una lezione di storia, se un racconto di storia genera curiosità, voglia proattiva di imparare qualcosa, ha un suo senso. Se no non dico che non ce l'ha. Però, insomma, forse di questi tempi è ora di ragionarci su. Detto questo, due minuti. Che posso aggiungere? No. Adesso mi mettete in difficoltà con lui, perché mi piglierà per i fondelli per questo applauso, no, no, per no, settimana. Basta. No, no, direi no, che a due minuti. Chiudiamo cosa qua, non dire? roviniamo tutto, che dopo dico una scemenza e si rovina tutto. No, no eh. penso che sia una cosa essenziale. Ci eravamo lasciati con, no? con ai posteri l'ardua sentenza, a voi l'ardua sentenza, cioè siamo qua no. in un luogo, in una realtà che ispira delle riflessioni su molte cose. Io mi auguro che. Uh, ciò che ho provato io vedendola e ciò che provo sempre vedendola in qualche modo a voi qualcosa si è arrivato insomma questo è l'augurio che queste due linee vi abbiano comunicato qualcosa termineremo qua Michele Tranquillini Paolo Colombo grazie, grazie di essere venuti grazie ai tecnici grazie. un applauso